Ciao amici di Gorizia TV, ecco qua dal nostro inviato, brucia una macchina vicino alla sinagoga, via Ascoli, Gorizia, 14-12-2023. Ecco, qua è successo questo momento, adesso allora guardate un po', non si riesce a capire come sia successo questa cosa. Ringrazio la persona che mi ha mandato il video, eccolo, fate attenzione se tra poco arriveranno i vigili del fuoco e cercheranno di spegnere questa macchina. Per grande fortuna non si sono bruciate le altre due macchine che erano vicino. Comunque non si riesce a capire. Ecco qua, guardate la situazione. Adesso tra poco dovrebbe arrivare i vigili del fuoco. Guardate come che prende fuoco, cioè lì era praticamente da spostare le macchine, perché poteva anche fare un bel botto, eh? Questo è successo tutto in via Ascoli, vicino alla sinagoga. Proprio vicino alla sinagoga è successo questo problema. Attenzione, stanno arrivando i vigili del fuoco, eccoli qua. Guardate qua, però ho visto che è stato anche molto difficoltoso spegnere la macchina, è veramente una cosa brutta, una cosa veramente molto brutta. Comunque c'è stato un impegno veramente molto molto forte dei vigili del fuoco per spegnere questa macchina, che il bello che si spegneva un secondo e si riaccendeva in un modo veramente bestiale, una cosa veramente gavrosa. Però è tutto da capire come sia venuto questo problema. Guardate un po' il nostro inviato che sta da vicino, e guardate come, e c'è anche un'altra macchina lì vicino. Per fortuna ogni tanto gli davano una bagnata alla macchina lì vicino, perché non prenda fuoco anche quella lì. Veramente è stata una problematica veramente grossa. Eccoli qua, vedi? Cercano, e lì divampa una cosa veramente importante. Guardate come che va su il fuoco. Comunque grazie ai vigili del fuoco, guardate che roba, guardate, cercano di bagnare anche le macchine di vicino, ed è stata veramente una cosa impressionante, diciamo.
È che se non riescono a spegnere, prende fuoco anche le altre macchine vicino proprio, guarda, una roba veramente impressionante, guarda, guarda che roba. E questo è tutto successo vicino alla sinagoga, però non si riesce a capire come ha preso fuoco questa macchina, da cosa sia successo. Comunque si sentirà più avanti e vedremo cosa è successo. Ringrazio l'inviato e ci vediamo alle prossime, ma con cose molto più belle. Gorizia TV con voi.